regione, perché abbiamo bisogno che, insomma, il condottiero continui in questo percorso e non posso che ringraziarvi. Ovviamente la regione fa e farà la sua parte, abbiamo davvero messo insieme dei tasselli importanti. Io voglio ringraziare l'assessore Panariti perché, insomma, una parte di quel percorso è stato curato da lei e voglio ricordarla perché è stata preziosa anche la collaborazione della sua direzione. Il vicepresidente, che era in quel viaggio apocalittico, perché non so se ve l'hanno raccontato, ma c'era il presidente Paoletti, sono riusciti a perdere 3 o 4 aerei, ma non per colpa, nel senso che li cancellavano, quindi correvano da un luogo all'altro, sono rimasti. Ecco, tra l'altro, cioè, quindi è stato, insomma, diciamo, questa candidatura è stata in qualche modo resa complicata e difficile fino agli ultimi metri, però voglio ringraziarlo anche perché, insomma, credo che la presentazione fatta in quel luogo con quella delegazione sia stata importante, anche il ministro, perché davvero siamo riusciti a fare un legame non solo istituzionale ma anche proprio tra persone, che è umanamente importante, politicamente prezioso, scientificamente necessario. Quindi credo veramente che sia stato un grande lavoro di squadra. Grazie a tutti e ovviamente a noi tutti, buon lavoro. Allora, adesso c'è qualche minuto per domande. Adesso no? Va bene, adesso allora di stampare. Adesso è solo noi tre, ma poi c'è altri, molti altri per voi.